Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del procuratore Catello Marisca della DDA di Napoli. No, è stato della DDA per 10 anni, eroico, è veramente storico e oggi è procuratore anticorruzione e antiterrorismo. Giusto così? Signor Buonasera. procuratore, come sta? Tutto bene, Speriamo grazie. che spieghiamo bene che è storico, non perché io solo la stimi, ma proprio perché se l'è guadagnato sul campo, perché è storico, rimarrà nella storia. Ha preso latitanti, ha catturato latitanti del calibro di Setola, Iovine, Zagaria, e non so se mi spiego. Anche espertissimo di bunker, quando si vanno in cerca di bunker ci si rivolge al procuratore Marisca. Come sta, signor procuratore? Tutto bene, si combatte sempre di corsa e È certo. cerchiamo di continuare a come ha detto lei, a partecipare nel nostro piccolo un po' alla costruzione della storia giudiziaria di questo paese, che poi è la storia dell'aggressione alla criminalità organizzata, fondamentalmente, che è quella che purtroppo opprime sempre questi territori, anche quando non spara, perché Certamente. Noi siamo abituati, sbagliando, e dico anche noi operatori del diritto, a pensare che le mafie siano pericolose quando sparano, quando si macchiano di delitti particolarmente gravi e quando sostanzialmente è evidente che diano fastidio al territorio. In realtà invece le mafie sono ancora più pericolose quando non sparano. Quando gestiscono, perché purtroppo ahinoi la storia anche qui ci aiuta a ricostruire le modalità operative che poi sono quelle che hanno segnato anche le norme del nostro paese, perché uno le dovrebbe studiare e le dovrebbe poi cercare Applicare. di applicare, ma anche far capire alla gente, ai ragazzi, no? Che le norme vengono applicate perché c'è una ragione. Per cui nel 1982, quindi parliamo di tanti tanti anni fa, no? Di 37 anni fa, è stata applicata la norma che è forse una delle norme più famose del mondo, che è l'articolo 416 bis. E tu se lo chiedi oggi ai bambini, diciamo, che cos'è il 416 bis, ti dicono che è la norma che sanziona l'associazione di stampo mafioso. Questa norma viene applicata proprio per l'esigenza di combattere quelle che già all'epoca erano le nuove modalità operative delle mafie. E cioè la capacità, e così è costruita la norma, delle mafie di infiltrarsi nell'imprenditoria, di condizionare il voto, di vincere gli appalti. Guardate, il 416 bis non parla di reati, non Certo. parla di atti violenti, e quindi fa riferimento proprio ad una mafia che è quella che poi noi abbiamo scritto o abbiamo partecipato alla scrittura delle sentenze sui casalesi, sui corleonesi, piuttosto che sugli 'ndranghetisti, fino all'altro ieri. Poi Certo. da ieri, in senso simbolico, vediamo che le stanno costruendo a Torino, a Milano, nel Anche al nord Veneto. sono arrivate. Comunque, signor procuratore, la cosa è che si dice in giro, oggi la camorra non ha limiti, adesso ha ripreso a sparare, spara di mattina, di mezzogiorno, di sera, in qualsiasi ora. È successo a San Giovanni a Teduccio un fatto molto grave, perché era un uomo, si trattava di un uomo che accompagnava il nipotino a scuola, un bambino di 3 anni, e quindi ha visto stramazzare il nonno al suolo perché era stato sparato. Quest'uomo sì, diciamo, era pregiudicato, diciamo, aveva nel suo passato, nel suo presente, affari di droga, ma fatto sta che sarà una vittima collaterale, come si chiamano tutti i bambini, i ragazzi che sono vittime, nel senso che assistono passivamente e attivamente, diciamo, con tutta la loro meraviglia a femminicidi, omicidi, e ha ripreso quindi a sparare. Il quartiere di San Giovanni a Teduccio è stato messo a soqquadro, le mamme sono disperate, hanno scritto una lettera al Presidente della Repubblica dove chiedono addirittura l'intervento dell'esercito, dice, perché qua non ce la facciamo più. Ecco, la mafia fino a pochi mesi fa, 2 o 3 mesi fa, forse anche di più, io chiedevo ai suoi colleghi,
come anche il procuratore Cafiero De là, dico, signor procuratore, ma com'è? È silenziosa? E lui mi disse, dice, sì, stanno sperimentando la teoria dell'immersione. Io la ricordo questa frase. Adesso invece sparo, che vuol significare? Che significato ha questa mafia che inizia a sparare? Allora, consideri una cosa. La mafia oggi, nonostante se ne parli tanto, paradossalmente è poco conosciuta. E la mafia, anzi le mafie, perché già se vogliamo impostare il discorso correttamente bisogna parlare di mafie, che non sono più la Camorra, l'Andrangheta, o quella siciliana, Cosa Nostra, diciamo, sì, certo. Siciliana o quella pugliese, ma sono le mafie nuove che si affacciano a Ostia piuttosto che nella provincia di Roma, che si affacciano in Toscana, nel Veneto, l'abbiamo visto recentemente. Sì, sì. E quindi sono tante mafie, per non parlare delle mafie straniere, la mafia nigeriana, la mafia cinese, che anche nel nostro territorio sono molto diffuse. Però queste mafie sono diverse tra di loro e operano anche in maniera diversa. Nella stessa provincia di Napoli c'è una mafia, diciamo, più strutturata, economicamente anche molto potente, che è quella che fa affari, che è quella imprenditoriale, che è quella che, come giustamente lei sottolineava, il procuratore, e chi meglio di lui, diciamo, ce lo può dire, il procuratore nazionale antimafia ha adottato questa strategia dell'immersione, cioè quella di non sparare, di non essere evidente. E c'è poi una camorra, una mafia diversa, una criminalità organizzata diversa, più stracciona, se vogliamo. Più rumorosa. Più rumorosa, che non ha capito bene che l'obiettivo delle mafie è gestire il territorio, e che quindi non bisogna sparare, perché quando tu spari, ovviamente, c'è l'attenzione mediatica, quindi interviene, diciamo, l'attenzione anche da parte delle forze dell'ordine, delle parti più consistenti dello Stato. Basta vedere, ancora qui ripeto, uno dovrebbe studiarle queste cose, basta vedere cosa è successo nella provincia di Caserta, dove i casalesi sono sempre esistiti, diciamo, da decine di anni, la fine dei casalesi, così come li abbiamo poi costruiti nei provvedimenti giudiziari, poi ce ne sono altri che stanno andando avanti, ma la fine di quel gruppo criminale che era indicato come clan dei casalesi è coinciso, diciamo, con una strategia sbagliata, che era quella, una strategia criminale sbagliata, che era quella di Setola. Certo. Cioè la distruzione dei casalesi è stata determinata da Setola. Perché Setola, con gli omicidi... La famosa ala stragista. La famosa ala stragista, che poi è la stessa cosa che è avvenuta in Sicilia con i Corleonesi, perché Riina, diciamo, promotore della stagione stragista, ha segnato la fine di quella mafia. Poi, ovviamente, continuano in modalità diverse, che sono spesso modalità, come dicevamo prima, meno preoccupanti, tra virgolette, perché quando uno non la vede, dice, vabbè, tanto non spara, non ci sta, non dà fastidio, no? Questa è la tendenza. Invece poi il risultato, che sono gli omicidi, che possono avvenire a San Giovanni a Teduccio, ma possono avvenire in Emilia Romagna o vicino Milano o nella provincia di Roma, perché poi è chiaro che quando c'è una criminalità organizzata che si stanzia su un territorio, lavora, tra virgolette, opera in maniera silenziosa fin quando è possibile, ma nel momento in cui, ed è fisiologico, si determinano dei contrasti che vanno dal controllo del territorio alla spartizione dei soldi, certo, delle attività criminali, perché è tutto collegato, questi sono delinquenti. Quindi questi non disdegnano l'utilizzo, anzi, diciamo, fa parte del loro DNA, delle armi per risolvere i problemi. Non è che questi vanno dagli avvocati per, certo, risolvere, insomma, le cause. Insomma, come dire che la mafia sa quando sparare e sa quando stare silenziosa. La mafia sa che non deve sparare, perché quando non spara fa meglio affari. Quando è costretta a sparare... attira l'attenzione. Ovviamente attira l'attenzione, ci arriva, tant'è che non si spara, no? Ma se noi vediamo pure quello che accade nella provincia di Napoli, anche statisticamente, noi abbiamo passato anni in cui c'erano 300-400 morti all'anno, oggi fortunatamente sono molti di meno, ma la camorra, la criminalità organizzata, è sempre lì. È certo. Signor Procuratore, lei avrà notato che c'è insofferenza da parte della criminalità organizzata rispetto ai successi dei magistrati, le inchieste che ci sono soprattutto in questo periodo.
periodo, sono tutte di successo, portate al successo e mirano tutto, tutte quante a, diciamo, ai sequestri, quindi a indebolire l'economia della criminalità organizzata. E quindi questi minacciano i magistrati, minacciano i collaboratori di giustizia e soprattutto i collaboratori di giustizia, ma le inchieste sono... è bravura dei magistrati, questo senza dubbio, ma i magistrati sono anche aiutati dalle intercettazioni e anche proprio dai collaboratori di giustizia. C'è quello Francesco Schiavone che è all'ergastolo, però deve rispondere quasi quotidianamente in tutti i processi e molte volte ha detto ai magistrati: guardate che i collaboratori di giustizia vi dicono sciocchezze o perlomeno sono pilotati. Il figliolo, quello Nicola, invece l'altro giorno mi pare ha esternato e ha detto che c'è un rappresentante o nel suo passato ha assistito che c'è un rappresentante delle forze dell'ordine che faceva da tramite con la talpa. Un po' come è successo adesso a Palermo, si è trovato niente meno un appuntato e un altro ufficiale che facevano da tramite invece che con i casalesi, con Matteo Messina Denaro. E quindi la catena, non di Sant'Antonio, ma la catena era appuntato ufficiale e un ex sindaco, mi pare, di Castelvetrano, e riportavano tutto a Matteo Messina Denaro. E certo che non si prende mai. Se ci sono le talpe che annunciano le inchieste, preannunciano gli arresti, quello scappa. Bisogna seguirli questi collaboratori di giustizia, sono attendibili, non sono attendibili, bisogna certamente vagliare bene. I collaboratori di giustizia hanno rappresentato da sempre una grossa risorsa investigativa. Un aiuto. Ovviamente vanno trattati come poi impone la norma, perché la norma, che è una norma scritta da persone competenti e capaci e che ha dato anche prova di funzionare poi nel corso degli anni e delle applicazioni giudiziarie, è una norma che dice che tu non puoi fondare la prova solo sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ma devi fare, si chiamano tecnicamente i riscontri, cioè sostanzialmente le intercettazioni, forse devi provare il fatto che ti viene raccontato anche attraverso degli altri elementi. Mezzi. Che possono essere intercettazioni, possono essere altre dichiarazioni, testimonianze, documenti, si deve accompagnare la dichiarazione del collaboratore. E questo deve essere fatto e viene fatto sempre. Poi l'errore, purtroppo, come in tutte le cose, ha un margine di una percentuale che purtroppo non si può eliminare. È evidente che però il nostro sistema alla lunga, no? Io rifletto quando si dice che c'è una sentenza sbagliata, perché se c'è una sentenza sbagliata, e purtroppo può talvolta accadere, siamo esseri umani, in assoluto, c'è anche chi certifica che la sentenza è sbagliata, e cioè un'altra sentenza, no? Perché l'appello, la Cassazione, cioè il nostro sistema è parametrato su tanti gradi, su tre e più gradi, considerando pure quelli che riguardano la fase cautelare, che comunque garantisce una ricostruzione fedele. Poi il margine di errore esiste in tutte le cose umane, e quindi certo, anche in quella che forse è la più complicata, il giudizio, no? Perché giudicare delle persone e accertare semplice. Dei fatti non è assolutamente semplice, va fatto con assoluto rigore, va fatto con fermezza, con capacità. Ovviamente per fare questo ci vogliono gli strumenti. Certo. E le lamentele che poi arrivano spesso, no, anche dai nostri organi rappresentativi di categoria, cioè della mancanza di risorse, come purtroppo in tante amministrazioni pubbliche, certo, anche la giustizia è un'amministrazione pubblica, ovviamente può segnare talvolta una maggiore possibilità di errore, perché se tu hai più tempo, più mezzi e più possibilità, le cose le fai meglio. Hai di arrivare alla giusta soluzione. Anche qua, no, noi siamo testimoni di una stagione in cui, quando questi strumenti ci sono stati, l'epoca che va da Setola alla cattura di Zagaria, no? Dal 2008 al 2011, quello che poi l'allora ministro dell'interno Maroni definì modello Caserta. Quello è il modello Caserta. Quello è il modello Caserta, un modello in cui
una congiunzione di uomini, di mezzi Forse dell'ordine. e di disponibilità anche di forse anche un po' di trasporto emotivo, no? Perché poi la passione che sta dietro le cose spesso conta, no? E io ricordo che in quel periodo noi magistrati, ma anche le forze dell'ordine, tutto il sistema giustizia, i cancellieri sacrificavano anche affetti e tempo dedicato ad altre cose sicuramente più piacevoli per arrivare a quell'obiettivo. Questo in genere funziona, fortunatamente spesso funziona, può capitare qualche volta, diciamo, che non funziona, però la cosa che deve essere sottolineata e che deve rimanere sempre impressa è che lo Stato è comunque più forte. E quindi lo Stato vince queste battaglie quando mette in campo una strategia Certo. seria. Il problema oggi dell'aggressione alle mafie in questo paese probabilmente passa proprio attraverso questo. E cioè noi dobbiamo capire, e non parlo di governi di destra o di sinistra, perché in queste cose diciamo, non c'è colore o non c'è inclinazione che possano segnare la differenza, tutti vogliono combattere le mafie, Certo. solo che per combattere le mafie bisogna avere una strategia e bisogna disegnarla questa strategia. Purtroppo in questo paese si stenta a disegnarla perché si crede che si può combattere la mafia proprio per questa sottovalutazione, mandando i poliziotti piuttosto che l'esercito. Le mafie non si combattono così. O non si combattono solo così. Con una strategia seria, ma Con una strategia seria che non è solo una strategia di giudiziaria, tutti, questo è è una importante. strategia che va disegnata. Io credo, e questa è la prima volta che lo dico pubblicamente, perché è uno studio che sto facendo come professore universitario con il mio gruppo di studio dell'Università Vanvitelli. Io credo che si debba ritornare ad un modello che è stato applicato in questo paese in un periodo peraltro anche particolarmente drammatico, cioè gli anni 80 e gli inizi degli anni 90, e poi è stato accantonato, secondo me, in maniera troppo frettolosa, come spesso accade, che era l'Alto Commissario per la lotta alla criminalità organizzata. Cioè, il nostro paese, pochi lo sanno, anche Sì, gli sì. addetti ai lavori, è esistito un L'alto signore commissario. che si chiamava Alto Alto commissario. Commissario per la lotta alla criminalità organizzata, che era incardinato ovviamente nell'ambito del Ministero Dell'interno. dell'Interno. Questo signore, che aveva compiti, diciamo, di coordinamento delle attività di prevenzione, che peraltro oggi potrebbero essere anche estesi, e in questo senso glielo sto dicendo come Studio che sta studio facendo. che stiamo elaborando, perché ci sono interventi dai rapporti internazionali che oggi col terrorismo sono ancora, no, più importanti, dai rapporti con altre agenzie, per esempio quella per i beni confiscati, con l'ANAC. Oggi corruzione e mafia sono la È stessa tutto cosa. uno. Secondo me è arrivato il momento, oggi, di mettere in campo, o di rimettere in campo, perché sarebbe poi una Quest'alto ripresa di una. commissario. Quest'alto commissario, che potrebbe dare anche un segnale forte, no? Di attenzione Certo. nei confronti di questo fenomeno. Peraltro, il coordinamento delle attività scolastiche, perché si dice giustamente, non bisogna scomodare Falcone e Borsellino, che sono stati tra i promotori, no, di queste iniziative, nelle scuole, che la mafia si combatte anche nelle Nelle scuole, scuole. però non si combatte con gli spot. Non si Certo. combatte, secondo me, io così la penso, facendo la giornata della legalità ogni tanto e pensando È così di aver diventata risolto il un'abitudine. problema. Anzi, purtroppo fatto male e addirittura negativo, diciamo, questo Certo. messaggio che arriva ai ragazzi. Ma va fatto anche là con una strategia, con un disegno che sia Certo, unitario certo. anche a Quello è livello fatto, sì. nazionale, con delle persone che siano specializzate nel parlare ai ragazzi, perché parlare ai ragazzi non è facile. Lei ha sempre detto che la mafia si combatte anche raccontando e a tal proposito io le devo fare i complimenti perché ho visto un bellissimo documentario che è stato trasmesso in TV con lei che racconta tutta la strategia che ci è voluto che ci è voluta per prendere Zagaria e lei ha spiegato in questo documentario in due parti, ha raccontato ed è stato bellissimo.
tantissimo, perché si sono viste le emozioni, le delusioni, il fare. Certe volte, quando lei ha detto quante volte abbiamo camminato sulla testa di Zagaria, quello stava sotto, quindi avete insomma avuto delusioni e poi alla fine la vittoria. Ecco, c'è stata un'espressione che mi ha colpito, ha detto: io sono stata per tre anni a sentire intercettazioni. Deve essere pazzesco, 3 anni intercettazioni, una cosa, a parte il fatto che l'argomento intercettazioni è sempre un argomento che infuoca gli animi, perché è molto difficile conciliare il diritto all'informazione, il diritto all'indagine, il diritto alla privacy. Lei come ha fatto a conciliare? È bellissimo quel documentario, complimenti, grazie, bellissimo proprio. Grazie. Le rispondo in due momenti, perché mi ha sollecitato. Lei mi ha sollecitato questo ricordo del racconto, perché lei ha detto raccontare. Io credo che la memoria sia fondamentale nell'aggressione alle mafie. Sì. E questo fa parte, ripeto, di una che io poi ritengo la mia personale strategia, perché la criminalità organizzata, per quanto mi riguarda e per quanto potrò raccontare ai miei figli, lo racconto già, ma ai miei nipoti, quando ci saranno, potrò dire di averla combattuta. Certo. E potrò dire perciò di io ho detto che lei è uno storico. Potrò dire di averla combattuta non solo come pubblico ministero, vero, ma potrò dire di averla combattuta anche e soprattutto, diciamo, io direi per effetto del mio impegno sociale. Certo. Perché questo è quello che io considero un obbligo ormai anche per i rappresentanti delle istituzioni, compresa la magistratura, e cioè un'attività extragiudiziaria che io faccio da tempo, anche inizialmente non compresa da tutti, che io credo sia altrettanto importante quanto l'attività giudiziaria, e cioè la divulgazione che si fa nelle scuole, la divulgazione che si fa attraverso anche gli strumenti, come possono essere un docufilm o come può essere un'opera teatrale, diciamo, in cui si parla. Adesso ne stiamo proponendo un'altra con la mia associazione che si chiama Arti e Mestieri. Perché lei è impegnato anche nel sociale, poi dopo ne parliamo. Che si chiama, che ricostruisce alla memoria delle vittime cosiddette vittime innocenti di mafia. Perché la memoria è importante, fondamentale. Ma perché? Perché uno se no non capisce, perché come dire ai ragazzi di studiare la storia a scuola, dice: ma perché ha già studiato questa storia, che sono cose passate? Perché la memoria e la consapevolezza anche degli errori, perché la memoria significa parlare delle cose buone, ma parlare anche dei momenti negativi, come diceva lei, perché non c'è niente di male a raccontare un errore quando questo errore viene preso come spunto per non sbagliare far meglio, più. Certo. Anche perché oggi i ragazzi pensano che non si può sbagliare mai, no, tutti sbagliano, noi sbagliamo ma tutti questa i giorni. È un'epoca, no? Che i giovani, lei me lo insegna, che vive anche nel sociale e aiuta i giovani, molti giovani pensano di avere solo i diritti, ma doveri pochi. Sì, è un'epoca complicata, diciamo, per cui, ripeto, ancora di più c'è l'esigenza da parte nostra di fare memoria, cioè di raccontare le cose, e di farlo anche attraverso la testimonianza. Perché due cose puoi raccontare in vari modi, o perché le hai sentite dire, o perché, diciamo, le hai vissute. Io credo che quelli che le cose le hanno vissute, che le vicende, diciamo, le hanno guidate in prima persona, no? E che possono raccontarle anche con maggiore partecipazione, con maggiore anche passione rispetto, certo, a chi te le racconta così. Empatia proprio. Possono determinare un effetto positivo. Io vedo con grande piacere, e mi sta capitando sempre più spesso, il che significa che probabilmente molti sforzi, perché poi uno immagina che sia semplice, no? Io lo considero un altro lavoro, cioè quando finisci di lavorare in ufficio vai nelle scuole o vai come oggi pomeriggio a raccontare il contenuto di un libro, no? Io ho scritto, come lei sa, diciamo, tanti libri, alcuni li abbiamo anche. La mafia anche, è buona. L'ultimo è La mafia è buona. Ora sto scrivendo, diciamo, un manuale
per quello che dicevo prima, un manuale da portare ai ragazzi È già finito? all'università, è È già finito? finito, di legislazione antimafia, che è una cosa più tecnica, no? Che però deve avere quell'obiettivo, raccontare la memoria, la testimonianza che si fa quotidianamente, serve ai ragazzi. E le dicevo, mi capita sempre più spesso, con grande piacere, di incontrare ragazzi che hanno assistito a qualche incontro a scuola o che ti hanno visto in televisione o che hanno letto il libro e che testimoniano loro e non tu l'impatto che questo può aver avuto sulle loro vite. Ovviamente noi speriamo che l'impatto sia sempre positivo, È diciamo normale, è normale. che vogliono diventare giuristi, che Però vogliono. magari discutendone, magari se negativo può trasformarsi in positivo, il dialogo pure è importante. Assolutamente sì, io quello che faccio quando incontro i ragazzi è ascoltare loro. Sì. Cioè, io non vado a Ma è stato fare bellissimo questo lezioni. documentario perché si è vista innanzitutto la sua capacità, ma questo nessuno ne dubita, ma la passione con la quale lei ha agito e come raccontava. Il racconto è importantissimo, sono d'accordissimo proprio con lei, è vero. Parlando, lei abbiamo detto che è procuratore e si interessa di anticorruzione e antiterrorismo, quindi è molto vicino al procuratore Cafiero De Lao. E ha notato che il procuratore Cafiero De Lao, che ho avuto l'onore di intervistare, dice sempre che la politica è distratta. La politica non si interessa come sì, come dovrebbe, di mafia e di corruzione. Dice sempre quasi che non interessa, sembra un fatto che deve interessare solo i magistrati, massimo all'Associazione Nazionale Anticorruzione e basta. Dice, invece non è così perché è zavorra che va eliminata, come diceva lei, abbiamo detto poc'anzi. Corruzione e mafia è tutt'uno e insomma va eliminata, bisogna darsi da fare, diciamo, tutti insieme per Assolutamente sì, batterla. assolutamente sì. E ovviamente che lo dica Cafiero, il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Lao, che è stato uno dei maestri miei, ma di tanti magistrati della mia generazione, ed è faro ancora che quotidianamente illumina È vero. il nostro percorso investigativo, il nostro impegno quotidiano. Ovviamente è indicativo di una poca attenzione, e io diciamo, cerco di tradurla anche in una attenzione poco competente, cioè io vedo poca competenza rispetto ad un fenomeno, ad un problema, ripeto, che è un problema particolarmente complesso. Io, come le dicevo, amo lo studio. E nell'amore, diciamo, dello studio di queste materie ho avuto la fortuna e l'opportunità di trovare un'università pubblica che ha sposato questa idea, no? Istituendo una materia di studio per i ragazzi che si chiama legislazione antimafia. E io quotidianamente applicandola ancora di più rispetto a prima, perché poi quando tu ti fermi e ne parli con i ragazzi e devi veicolare anche verso i ragazzi una corretta conoscenza, ti rendi conto delle difficoltà, perché è un Certo. fenomeno molto complesso, è un fenomeno che non si può liquidare in maniera così banale dicendo che se tu metti un poliziotto o un militare all'angolo della strada hai risolto il problema. No, il problema Militarizzare il territorio non è, diciamo, tutto. è un problema culturale, forse prima ancora educativo proprio, no? È un problema di risorse e di disponibilità, è un problema sociale, è un problema psicologico, forse in certe realtà dove il modo di pensare è completamente alterato da una Certo. prassi che ormai è sedimentata nel tempo e che ci vorranno probabilmente 50 o 100 anni, quindi sicuramente noi non lo vedremo, ma se iniziamo oggi. Certo. E tutti insieme, ma lei lo spiega nel suo libro La mafia non è buona, titolo naturalmente ironico, lei lo spiega perché diciamo, è stata eliminata dall'agenda della politica la parola mafia. Lo Ma io spiega molto bene. insieme a Paolo Chiariello, che è il giornalista che mi ha accompagnato in quest'altra avventura editoriale, che poi è, come dicevo prima, solo un'occasione per incontrare gente,
Ed è un'occasione per incontrare gente nel meridione d'Italia, che è una cosa abbastanza scontata, ma anche ultimamente siamo stati a Siena, a Varese, ci invitano in Veneto, in Emilia-Romagna. Fortunatamente c'è una consapevolezza in questo paese che aumenta rispetto al rischio di infiltrazione. Di infiltrazione mafiosa. E io dico che è solo un problema di tempo, perché la mentalità mafiosa prima o poi esce allo scoperto e scopri, come hanno fatto i tedeschi qualche anno fa a Duisburg, che ci si può imbattere in una strage di persone che stanno regolando dei conti in Germania che arrivano da molto lontano. Certo. E allora noi questo dobbiamo acquisire consapevolezza. Questo è un altro modo ed è forse ancora più complicato, no? Capire in quelle realtà chi è mafioso e chi non è Perché mafioso. molte volte non si ha contezza, non si ha consapevolezza, non si vuole avere forse contezza, perché certe volte il luogo comune è che definire un territorio, in quel territorio si dice è arrivata la mafia, uno gli dà discredito e quindi quasi quasi uno non vuol vedere, come sta succedendo un po' al nord, e tutti si meravigliano che sia arrivata l'ndrangheta, la camorra al nord. E l'Andrangheta, diceva il procuratore Gratteri, sta in Piemonte, in Veneto, in Emilia-Romagna, adesso anche in Sicilia, da 40 anni. Oggi c'è stata quell'inchiesta, 50 custodia, 50 Ordinanze. Custodia cautelare, è stato preso anche un sindaco, e da intercettazioni proprio parlano questi rappresentanti dei casalesi. In un'intercettazione c'è uno che dice: noi siamo casalesi di Eraclea, cioè noi siamo casalesi, però siamo di Eraclea, cioè che è una città insomma metropolitana diciamo di Venezia. Quindi non si tratta più di infiltrazione, ma di sistema strutturato, radicato. Sono proprio piazzati lì con come dire, un controllo del territorio capillare. E questo è che noi, come dice sempre il procuratore Cafiero, dice non hanno ancora realizzato, forse ci vorrà ancora tempo perché si riconosca proprio che questo fenomeno è là. Le manifestazioni sono lo stesso, si spara col motorino, uno guida, quell'altro spara, e le modalità è lo stesso, c'è cioè omertà. Certo. C'è l'omertà, la paura c'è su come c'è giù. A me questo, non, ripeto, non stupisce È assolutamente. normale. Io ho sempre pensato che gli uomini siano fatti allo stesso modo in Campania, così come nel Veneto. Quindi che operino peraltro anche con processi mentali ormai assimilabili, no? Che tendono a far primeggiare l'esigenza di profitto, Certo. no? Rispetto per esempio a quella di solidarizzazione o addirittura diciamo, di apertura verso il prossimo, no? Certo. Ovviamente la società moderna è molto spinta da questo punto di vista all'affermazione personale e quindi l'affermazione personale oggi passa attraverso dei concetti e dei principi ormai stereotipati che valgono per Certo. tutti i luoghi con il profitto, cioè tu devi fare soldi e li devi fare nel modo anche probabilmente più semplice possibile, no? Senza Certamente. faticare più, no? Questi modelli sbagliati che poi passano attraverso la televisione, attraverso i media. Hanno condizionato anche il modo proprio di pensare Certo. delle persone. Quindi sono modi che sono molto assimilabili a quelli mafiosi. È Cioè, normale. è un modo che ci vuole poco a diventare mafioso, basta metterci un po' di violenza e quella sopraffazione diventa mafiosa. È E normale. questa mentalità che può essere esportata dovunque sta uscendo fuori, si sta E sta palesando. camminando. E sta camminando ed è un problema ormai non solo italiano, è un problema europeo e Certo. anche là la comunità europea stenta ad accettarla perché poi è sempre
difficile fare questo salto di qualità, perché poi presuppone tutta una serie di Certo, problematiche e certo. anche una capacità di intervento. È molto più semplice dire è un problema campano, è un problema Dice no, invece siciliano. quello è un problema di tutti quanti noi. Un Peraltro, in un mondo globalizzato mi sembra veramente una paradosso. mortificazione Signor dell'intelligenza, procuratore, pensate. spieghi un po' con i telespettatori. È una cosa che io dico sempre. Ci sono delle piccole pratiche, diciamo, illegali, che noi stessi compiamo ogni giorno e che danno sostegno alla criminalità organizzata. Lo usiamo nel quotidiano, piccole Assolutamente. pratiche, per esempio comprare le sigarette di contrabbando, comprare la roba contraffatta, assumere a nero. E sono tutte piccole pratiche. Ecco perché il procuratore generale Riello spesso dice, a Napoli ci sono due città, ma non è solo a Napoli, pure a Caserta. No, C'è la magari. città per bene e quella per benista. Per benista sarebbe quella che predica bene e razzola male, cioè dice ah no, Dappertutto. bisogna combattere, però poi dopo al pratico e così si dà sostegno alla criminalità organizzata. Ma sì, è Bisogna dappertutto, è evitarlo. dappertutto così. Ripeto, ormai fa parte un po' anche delle cose che sono considerate lecite oppure dei divieti che sono considerati socialmente abrogati. Dice tanto che non fa niente, sarà, Non fa niente. come diceva Totò, sarà un reato a responsabilità limitata, no? Si dice. In Le realtà, piccole purtroppo, pratiche. la criminalità organizzata, le mafie sono agenzie di servizi. Bravo. Cioè, le mafie offrono servizi, che sono servizi leciti, per dire la droga, per dire il contrabbando, la contraffazione, ma sono anche servizi leciti, cioè la risoluzione delle problematiche, il traffico di rifiuti, mo ci vuole, diciamo, quello era un servizio apparentemente lecito, no? Che veniva offerto con modalità illecite. I soggetti che si avvalgono di questi servizi, come quelli che comprano la droga, se le mafie proliferano e fanno soldi Certo. importanti, no? Perché i fatturati delle mafie in Italia sono percentuali del PIL, del prodotto interno lordo, quindi sono soldi Soldi tanti. veri, ci sono soggetti che li comprano. E Cioè, allora va. se tu vendi, se tu offri qualcosa, c'è qualcuno che lo richiede. Allora, se la richiesta di droga, piuttosto che di prodotti contraffatti, piuttosto che di sigarette di contrabbando, piuttosto che di servizi vari, dalla risoluzione della controversia all'ammorbidimento delle figure sindacali all'interno di un'impresa o allo smaltimento illecito dei rifiuti, se questi servizi vengono richiesti È la con richiesta che lei assiduità dice e la di richiesta viene conferma. fatta dalle persone tra virgolette per bene, perché quelli non sono e non si classificano, non nella categoria dei delinquenti. Certo. Però oggi, e io lo sto dicendo sempre più spesso e con più forza e veemenza anche e soprattutto nelle scuole, oggi queste persone sono complici della Sì. criminalità organizzata Certo. perché finanziano, ed è un dato tecnico, perché loro almeno finanziano, cioè una parte Certo. dei soldi che loro guadagnano anche in maniera, Li diciamo, sosteniamo. lecita, li decidono consapevolmente di Perfetto. passarli È alla ossigeno criminalità per loro. Lo organizzata. stesso i colletti Se bianchi, non lo quelli là facessero, se che non lo stanno dietro. facessero, se, diciamo, lei Ognuno pensa, facesse. se ognuno decidesse di non consumare droga, dallo spinello, diciamo, O alla cocaina comprare le cose o contraffatte. all'eroina, la criminalità organizzata avrebbe molti meno soldi da Certo. spendere, avrebbe molto meno contrasti tra di loro, no? Perché non dovrebbero, diciamo, combattere Affermarsi l'un affermarsi sul sull'altro. territorio e per far valere la loro forza, no? Con la violenza, ci sarebbero molti meno omicidi, ci sarebbero molto meno vittime cosiddette innocenti della mafia, ci sarebbero molto meno problemi. Giusto. Diciamo, è un discorso banale, ma purtroppo è Così così. è, queste piccole pratiche alimentano. Io stavo pensando quando abbiamo parlato delle pratiche, quel
consigliere regionale napoletano, che non lo conosco, ma è omonimo, si chiama Borrelli, è lo stesso del grande procuratore che abbiamo intervistato più volte, Giuseppe Borrelli, è quel consigliere che va alla ricerca dei parcheggiatori, li fotografa, ed è menato, ma lui insiste perché ce l'ha con i parcheggiatori e fa bene. I parcheggiatori abusivi sono non solo estorsori, questa è un'altra pratica che non bisognerebbe andare nei parcheggi così abusivi. Ne ha scoperto ultimamente uno che aveva messo vicino un parchimetro, o parcometro come oggi si dice, un mobiletto vicino al parcheggio. Lui col sediolino, con lucchetto, e lì nel mobiletto c'erano tutte le chiavi dei suoi clienti. Sono tutti clienti che alimentano, come ha detto lei Certo, adesso, la è un criminalità altro organizzata. servizio, che purtroppo, ripeto, diventa anche una prassi, talvolta diciamo, alcuni giustificano come un'esigenza, no? Perché poi è molto Non facile si trova dire. parcheggio, non si trova questo, e questo ci si andrangia così. Le mafie sono sempre più intelligenti, abbiamo detto, si dice sempre, no, usano l'indice non tanto per le pistole, ma per spostare denaro sui computer, e ne spostano tanto, e ci mettono anche le lavanderie che, diciamo, sono in continuo aumento. A Napoli si sono scoperti pure le lavanderie che sono date dai neomelodici, lei lo sapeva? Sì, lo sa. I neomelodici, pure la musica, pure l'arte diciamo, è bloccata da questa diciamo, Nessun settore, mafia per che riciclare. sia economicamente appetibile è sottratto alla criminalità organizzata. La criminalità organizzata tende a fare soldi, a guadagnare, a fare profitti. Quindi ogni posto dove si possono guadagnare, dove si può guadagnare, loro La ci sete di sono. denaro. E sì, è la sete di Ma che denaro, se ne fanno di l'esigenza tanto anche denaro? forse di rivalsa sociale, no? Alcuni sociologi la ricostruiscono così, poi la nascita, il proliferare e la prosecuzione della criminalità organizzata come una rivalsa sociale di ceti meno abbienti che in questo modo pensano di prendersi una sorta di rivincita Eh certo, sulle signor classi. procuratore, le chiedo, siamo in fine perché lei deve scappare via, le volevo chiedere un giudizio. Lei ricorderà quella ragazza, lo ricorderanno anche i nostri telespettatori, Sara Di Pietrantonio, quella ragazza che fu uccisa, bruciata viva dal fidanzato che era un ex guardia giurata. Adesso sta andando il processo ed è stato in primo grado condannato all'ergastolo. Poi la Corte d'Assise d'Appello aveva ridotto a 30 anni, oggi la Cassazione però ha accolto la richiesta della Procura Generale di aumentare la pena un'altra volta all'ergastolo. Ecco, questo perché il Procuratore Generale ha detto questo, ha detto che l'uomo ha ucciso non per impeto di gelosia, come si diceva anticamente, a ira brevis furor, cioè che uno non capisce niente e nell'ira, ecco, ma per spirito punitivo, perché voleva esercitare dominio di possesso sulla vittima. Quindi perciò si vuole ritornare all'ergastolo. Eppure i latini ci aiutano, ius rem sibi abendi, dicevano proprio il possidio, qui a possidio della donna, quindi ammazzarla. Ecco, ci viene incontro l'articolo codice penale 133, io ho studiato, non so se è 133, ma mi pare 133, che parla di gravità del reato. Voi magistrati, quando giudicate, dovete giudicare la gravità del reato. Lei come fa a giudicare la gravità del reato? Non è una cosa semplice. No, il giudizio, guardate, è una delle cose più complicate che ci siano. E peraltro uno non riesce nemmeno a far capire, perché poi è ancora più difficile farlo comprendere a chi non lo esercita, anche la sofferenza di chi giudica, no? Certo. Perché non è bello giudicare un altro essere umano e non sei mai veramente sicuro, no? Perché poi ci sono tesi alternative, la difesa e l'accusa ti portano, diciamo, degli elementi contro o degli elementi a favore. E quindi tutta la partecipazione emotiva, no? Che accompagna la decisione è molto simile ad una sofferenza. Ci sono stati
dei film che hanno cercato proprio di spiegarla, no? Questa sofferenza del giudicante, dei libri, diciamo, che l'hanno descritta. A me quello che però non piace è parlarne troppo in maniera atecnica, perché quando uno sente, no, certe frasi o certe cose, Viene viene condizionata. condizionato, allora pensa che il giudice, non lo so, sia parziale in un modo, sia parziale nell'altro. Guardate, questa tendenza, e l'ha ribadito anche il presidente Mattarella, cioè dell'aspettacolarizzazione Sì. della giustizia, è una cosa sbagliata. Io credo che sia una cosa profondamente sbagliata, perché i processi li devono fare i giudici nelle sedi istituzionali. Io la commenterò questa, la commenterò con i miei studenti, Questo è questa importante. sentenza, la commenterò con i miei studenti tecnicamente quando ci sarà il giudizio finale della Cassazione, perché il nostro sistema è fatto di vari gradi. No? E il Certo. fatto che ci siano dei giudici che la pensano diversamente nei vari gradi è anche una forma, fa comprendere sia la difficoltà interpretativa. Lei ha detto, come si fa a sapere se un fatto è grave o meno? Sembra Bisogna facile. studiare. Bisogna avere degli Anche elementi, bisogna, diciamo, capire quegli elementi in che termini incidono, perché poi passare dall'ergastolo, che è il carcere a vita, no? Come si dice, fine pena mai, a 30 anni c'è una certa differenza, ma talvolta questi elementi fanno passare dall'ergastolo all'assoluzione, per dire, no? E c'è questa sempre maggiore tendenza, sbagliatissima, sbagliatissima, a non accettare la pena. No? E voi fateci caso, si dà una pena troppo bassa e si critica il giudice perché ha dato una pena troppo bassa, si dà una pena troppo alta e si dice no, però perché si è data questa pena Questo è vero. troppo alta? Allora, esiste un sistema giustizia che deve Lasciate lavorare il giudice e basta. riacquistare credibilità, e la Certo. credibilità, diciamo, perché peraltro è un punto fondamentale, perché se noi perdiamo, diciamo, la fiducia nelle istituzioni, abbiamo perso tutto. È vero, è vero, è vero, è importantissimo. Però, insomma, noi non sappiamo giudicare, però emotivamente, ecco, come dice lei, è troppo. Ci sono stati dei casi che da 30 anni dall'ergastolo aveva strozzato una donna e è arrivato a 16 anni. Ma Come si. il processo è un luogo tecnico E deve essere assolutamente riservato. complesso, che peraltro non per la sua complessità e forse anche per la parzialità poi di chi riporta l'informazione, perché poi ci sono delle cose che fanno notizia più di altre, no? E Certo, è quindi vero. uno certe volte le prende per fare notizia, per creare clamore, però fa male a tutti. Cioè, chi porta queste notizie e le rende spettacolari, il processo non è un qualcosa di spettacolare. Il Certo. processo è un qualcosa Di molto di serio. molto serio e di profondamente tragico Vero. Emotivamente parlando, sì. per le vicende che vengono trattate. Allora, chi non ha gli strumenti tecnici non ha da parlare, perché non lo capisce, quindi rischia di dire le cose che sono sbagliate e di Dobbiamo quindi condizionare la zittire, non gente. dobbiamo No, commentare. Aspettiamo alla non fine. dobbiamo commentare Anzitempo, per creare, diciamo, solo rumor. il rumore. Aspettiamo che i giudici decidano. Peraltro, guardate, nel nostro sistema decidono su uno stesso fatto almeno 15 persone in momenti diversi. 15 persone che hanno studiato tutto quanto il diritto, che lo applicano quotidianamente, che Bisogna essere. vengono aiutati, tra virgolette, da avvocati dell'una e dell'altra parte. Quindi è un processo che anche nella sua evoluzione lascia pochi spazi agli errori. All'errore. Poi, come dicevamo prima, l'errore ci può sempre stare, Certo. ma Come dire, purtroppo insomma, noi cittadini dobbiamo stare tranquilli e aspettare. dobbiamo fidarci del sistema giustizia, non del giudice in quanto tale, perché uno tende anche, e questo è l'errore A ulteriore, no? A personalizzare. personalizzare, cioè quel giudice ha sbagliato, non del giudice in quanto tale, ma del sistema Del giustizia, sistema. perché è un sistema che ha tenuto fortunatamente, è disegnato dai nostri padri costituenti che ci hanno dato dei principi e dei valori che ancora a distanza di oltre 70 anni reggono forti, no? La nostra democrazia. E quindi questo sistema va tutelato.
va tutelato perché è la garanzia della libertà di tutti. Di tutti. Perciò anticamente si diceva dami factum, dabo tibius. Tu mi dici il racconto, mi dici la cosa e io ti do la sentenza. È giusto. Allora, questa è l'ultima e poi me ne vado. Lei ama i giovani e fa tanto per i giovani nel sociale, l'abbiamo detto, che ha istituito un'associazione d'arte e mestieri per togliere i ragazzi, un po' come Edoardo De Filippo faceva, che toglie i ragazzi dalla strada, non solo perché è un pericolo tenerli per strada, perché sono vittime, sono sollecitati dalla criminalità organizzata che può irretirli con i facili guadagni. Allora il signor procuratore ha questa associazione, li toglie dalla strada, non solo, ma insegna loro un mestiere, da quelli antichi, quale può essere il pizzaiolo, che è una cosa difficilissima, fare una pizza buona, io sono una patita e un'espertissima, e anche il giornalista, sì, anche giornalista. E quindi diciamo si danno da fare. Ci sono state due bellissime manifestazioni, le vuol raccontare lei? Sì, al di là delle manifestazioni, che sono momenti poi di incontro che noi facciamo con i nostri ragazzi, perché molti li accompagniamo anche nella loro crescita professionale come attori di teatro, come cantanti. Abbiamo un bel gruppo, non sono solo io, ma c'è l'editore Rosario Bianco, sono tanti altri amici che fortunatamente hanno abbracciato questa causa, che è altrettanto importante, ripeto, come il lavoro giudiziario, perché ed anche questo. Siccome non le basta il lavoro di no, magistrato. Ma a me non piace perdere, la verità è quella, poi fondamentalmente. Perciò quindi, è successo, perché è un indomito. E quindi pensare che dopo aver arrestato e continuare a farlo, no, centinaia di criminali, purtroppo stiamo ancora a parlare di un fenomeno che prolifera e che crea danni, mi dà un po' fastidio e quindi cerco di combatterlo anche sul campo ancora di più, e cioè da piccoli, nell'attività anche di prevenzione, perché poi se noi ne arrestiamo 100 e ne escono 200, il problema è ne escono 100, cioè significa che diventano criminali altri 200. Ma lei ne leva una bella fetta, però. Diventa difficile vincerla questa battaglia. Io cerco di vincerla per i miei figli, per il futuro anche della città che amo e nella quale vivo, e quindi questo fa parte un po' di questo percorso. Noi li prendiamo con grandi difficoltà, perché è difficile pure prenderli e toglierli da un certo ambiente e fargli capire che il lavoro facile non è la soluzione, no? Perché noi combattiamo con un nemico che è molto più forte di noi, perché il nemico propone ai ragazzi un guadagno semplice con poca fatica, noi gli proponiamo il contrario, e cioè un guadagno molto più complicato, con impegno, passione e sacrificio. E quindi il primo impatto è sicuramente negativo, no? Perché è chiaro che i ragazzi hanno sono difficoltà. Sono più portati a seguire la vita comoda. Quel certo. Tipo di quindi indicazione. Faticate pure. Fatichiamo, cerchiamo di farglielo capire e cerchiamo poi soprattutto di farli ragionare in prospettiva, no? Certo, e di fargli comprendere che quella è la vita e quello è il futuro, mentre dall'altro lato troveranno solo morte. L'ultima cosa era lo spettacolo, quello aveva per la napoletanità. Sì, noi abbiamo fatto l'ultimo spettacolo al Trianon, peraltro a Forcella, anche in un posto popolare, simbolico, un teatro, è importante. È un teatro storico di Napoli, che ci ha dato peraltro la disponibilità, e colgo l'occasione di ulteriormente ringraziare anche per il direttore Pinto e tutti coloro che ci hanno consentito di fare questo spettacolo, che era per incontrare un po' i nostri ragazzi, alcuni di loro sono stati sul palco e quindi sono esibiti, e poi tanti amici professionisti, tra cui anche gli attori Gigi e Ross, ci hanno accompagnato in una serata piacevole che ha ricostruito anche, come le dicevo, la vita e la memoria che deve essere sempre viva, sì, su alcune vittime delle mafie, con bravissimi cantanti e bravissimi attori che ci hanno allietato per un paio d'ore e hanno consentito di creare poi quel gruppo, no, che i genitori serve che ne pensano, la ringraziano, ma le sono grati. Ci sono vicini tanto i genitori, ci sono vicini anche i ragazzi che i genitori non ce l'hanno e che, a cui dobbiamo fare anche da genitori. Quindi è un bell'impegno, però è una cosa che ci sta dando grandi soddisfazioni. Certo.
Ha letto l'ultimo libro, quello di De Crescenzo, quello ingegnere, poeta, poeta, ingegnere, Non ancora, Napolitudine. non Lei la sente ancora, la non Napolitudine, dice ancora. che è una specie di tristezza, Sì, è una una profonda, saudade. è una, un profondo attaccamento alla propria città e la rabbia Di di allontanarsi. allontanarsi, ma anche secondo me di non riuscire a farla essere la grande capitale che è stata e ad avere e a cercare di far risaltare anche, no? Ed esaltare quelle che sono le bellezze rispetto alle difficoltà che comunque spesso Ci sono quelle sono. che vengono Speriamo che si raccontate. recuperi presto perché veramente è una tristezza per chi è napoletano come me, come lei, insomma, È è una città brutto. dalle grandi risorse e con potenzialità umane straordinarie. Bisogna avere solo la capacità e il coraggio di cacciarle fuori. È una città, uno dice che deve c'è uno stato d'animo. È vero. Allora io le auguro tante cose belle, buon Grazie, lavoro, la ringrazio altrettanto. enormemente per Grazie essere a lei. venuto, aver aderito al mio invito, le auguro buona Pasqua a lei e tutta la sua famiglia, auguro buona Tanti Pasqua auguri anche a a voi, mi tutti. raccomando non mangiate troppo perché sennò poi dopo tra Casatiello e altre cose, Pastiera. pastiera, la pastiera che io adoro, insomma poi insomma, stiamo male. Allora auguri e ci Arrivederci. vediamo presto. Grazie.